Un punto centrale della mia ricerca è quello di capire quali siano state esattamente le cause che hanno determinato il passaggio dalle antiche società basate sull'equilibrio, dove le donne erano al centro, quindi le società di tipo matrilineare, matrifocale, a quelle patriarcali, basate sul disequilibrio, sulla gerarchia e sul disequilibrio soprattutto tra i sessi. Sono molti i punti di vista da cui si può analizzare questo passaggio e uno è quello scientifico. Quindi sto andando a chiedere appunto che cosa è avvenuto dal punto di vista anche biologico a Bruna Tadolini, che ha scritto un libro che si occupa proprio di questo, l'evoluzione femminile. Lei è stata ricercatrice negli Stati Uniti e docente di biochimica e biologia molecolare all'Università di Sassari e di Bologna. Hai scritto un libro incredibilmente importante per identificare una causa che ha determinato il passaggio dalle società matrifocali, dove le donne erano al centro, a quelle patriarcali, perché ci sono tanti aspetti che possono essere presi in considerazione per spiegare questo passaggio, ma tu hai visto l'aspetto biologico. Qual è per te la spiegazione biologica di questo passaggio? È il passaggio da una strategia riproduttiva animale di tipo femminile a una strategia riproduttiva animale di tipo maschile. Le strategie riproduttive e femminili sono quelle in cui viene prodotto un numero limitato di prole, di individui, di cui ci si prende enorme cura. E tutta la società partecipa insieme alle femmine a prendersi cura di questo numero limitato di figli. E la società viene organizzata in un sistema cooperativo a rete, in cui appunto, visto che la prole è limitata, la prole vale molto e le produttrici di prole, quindi le femmine, valgono molto. E la strategia riproduttiva maschile, invece, è una strategia in cui si ha un'enorme produzione di figli perché l'ambiente li può sostenere, perché c'è un'enorme quantità di alimenti, quindi questa enorme produzione di figli determina poi dal punto di vista riproduttivo una competizione fra maschi. Quindi se ne deriva una società di tipo verticistico, competitiva, soprattutto fra i maschi, in cui le femmine valgono poco perché producono una merce che abbonda, i figli, e quindi di scarso valore essa stessa. Nella storia culturale dell'uomo, il passaggio dalla strategia evolutiva femminile a quella maschile si è verificato nel passaggio dalla cultura dei cacciatori-raccoglitori nomadi, in cui tutta l'economia era basata su un prodotto immediato. Questo significa che il cibo che veniva raccolto non poteva essere conservato, doveva essere immediatamente utilizzato, quindi le eccedenze venivano condivise. Questo generava dei rapporti di collaborazione, dei rapporti quindi di amicizia fra gli individui, tanto che gli individui valevano per il valore cosiddetto relazionale, cioè quante più relazioni amichevoli tu avevi, tanto più poi in caso di difficoltà potevi essere aiutato. Quindi c'era questa cultura della collaborazione e dell'insegnamento della collaborazione. Questo comportava anche una multilocalità, un multilocalismo, poiché gli individui si muovevano con il proprio valore, quindi si potevano spostare da una comunità all'altra, portando la propria capacità di interagire con gli altri. In questo tipo di società, appunto, le femmine valevano molto perché erano società, con una scarsa disponibilità di cibo in cui tutti dovevano collaborare per far sopravvivere quella poca prole. E con invece l'invenzione dell'agricoltura, e non tanto dell'agricoltura quanto soprattutto dell'agricoltura che produce cereali oppure che Quindi la produce. conservazione. Esatto, cioè che produce alimenti capaci di essere conservati, questa economia
a ritorno immediato diventa un'economia a ritorno differito. Non c'è più convenienza condividere con gli altri, si può conservare, soprattutto nel caso dei cereali, quando ciò che produci ti è costato lavoro e ti è costato fatica. E questo ha comportato un cambiamento enorme nella strategia evolutiva della specie, perché ha cominciato a generare delle ingiustizie. La prima ingiustizia è stata quella di togliere alle femmine, che nella società di cacciatori e raccoglitori erano esse stesse procacciatori di cibo, perché c'erano i cacciatori, eminentemente i maschi, e i raccoglitori, che erano soprattutto le femmine, che fornivano una larga parte del cibo, e quindi avevano una loro indipendenza economica e valevano anche per la loro capacità economica nell'ambito del gruppo. E con l'agricoltura invece i maschi si appropriano anche della parte di produzione del cibo di tipo vegetale, e quindi tolgono alle femmine tutte le loro potenzialità economiche. Ed è chiaro che in ogni tipo di rapporto, quando tu non hai risorse per essere indipendenti, diventi dipendente, diventando dipendente diventi tendenzialmente schiavo di qualcun altro. E quindi questo ha relegato le femmine in una posizione subalterna, ma questo ha generato anche nell'ambito della società delle ingiustizie, perché appunto il possedere la terra ha fatto sì che ci fossero chi possedeva e chi non possedeva, nell'ambito della famiglia, il primogenito che possedeva, gli altri che non possedevano, con un meccanismo che è andato sempre più allargandosi. Questo meccanismo ha comportato il ritorno differito, ha comportato quindi dei cambiamenti anche per quanto riguarda il valore degli individui. Mentre prima era un valore relazionale, a questo punto diventa un valore materiale, ciò che tu possiedi. Nasce l'individualismo. Soprattutto nasce il fatto che tu sei diverso dall'altro perché possiedi qualcosa che un altro non ha. E quindi scala Esatto, gerarchica. quindi comincia una scala gerarchica, e questo porta il fatto di possedere la terra anche a un localismo legato al fatto che, visto che sono soprattutto i maschi che lavorano la terra appartiene ai maschi, quindi un localismo patrilineare che ha determinato appunto l'importanza dei maschi dal punto di vista economico e nell'ambito della società. E questo ha ulteriormente complicato il rapporto fra maschi e femmine, ha relegato le femmine in una posizione subalterna, perché con l'agricoltura la produzione di alimenti è enormemente aumentata. È enormemente aumentata quindi la possibilità di produrre prole. Come avevo detto all'inizio, il fatto di avere molti alimenti trasferisce la strategia riproduttiva di una specie biologica da quella femminile, poche risorse, grande cura della poca prole, ha grandi risorse, grande produzione di prole, selezione fra quella prole per trovare quelli che valgono di più, i dominanti. Quindi questo ha comportato l'evoluzione, il cambiamento dalla strategia femminile a quella maschile, che, come abbiamo detto, è competitiva, verticistica, con la definizione di un maschio alfa, e anche nell'ambito di questa società i rapporti diventano quindi dei rapporti di potere in cui le femmine valgono molto meno perché producono una merce, che sono appunto i figli, che abbonda enormemente, che quindi vale poco nel lavoro, gli schiavi, per intenderci, vale poco nei rapporti con gli altri gruppi, nella guerra, merce che può essere ampiamente spesa in combattimenti, che vale poco, insomma, alla Quindi fine. il paradosso è che l'evoluzione si avrebbe facendo anche meno figli, contrariamente a quanto la società Ma patriarcale invece. diciamo che tutta l'evoluzione di grandi gruppi biologici animali, come ad esempio i vertebrati, è proprio stata un meccanismo di questo tipo: dall'enorme produzione di prole dei pesci a una produzione sempre più limitata, fino ad arrivare nei placentati, in cui una femmina nella propria vita fa un numero limitatissimo di figli, numero limitatissimo,
che però viene compensato dal fatto che questa poca prole viene enormemente curata in modo da assicurare ad essa più possibile la Quindi tutta la sopravvivenza. società che c'è Tutta la intorno società è sostiene. praticamente un meccanismo biologico, pensiamo alla società in termini astratti, culturali. In realtà la socialità e la società, con le sue diverse forme, è un prodotto biologico che si è evoluto per assicurare un meccanismo comportamentale che favorisce la sopravvivenza degli individui, della prole, quindi la sopravvivenza della specie. Quindi tutta la nostra società umana è una società che si è evoluta finalizzata alla sopravvivenza del poca prole, e la poca prole legata e in equilibrio con la natura. Quindi non produrre di più per poi far morire tutta l'eccedenza, ma produrre la giusta quantità in equilibrio con l'ambiente. Quindi tu hai voluto riscrivere la narrazione dell'evoluzione umana dal punto di vista del femminile, cioè del contributo del femminile. Diciamo che io ho cercato semplicemente di mostrare quello che sono i dati di fatto. I dati di fatto nella storia evolutiva sono questi, che forse non abbiamo mai voluto identificare o ben definire dal punto di vista in relazione alla nostra cultura, ma dal punto di vista biologico, ecco, cioè, è Sì. noto E che così qual sia. è il messaggio che contiene il tuo libro? Ma il mio messaggio è essenzialmente quello di, prima di tutto, di fornire una conoscenza di un fenomeno oggettivo, che dovrebbe essere la base della comprensione di ciò che abbiamo avuto alle spalle, ma anche di ciò che ci sta succedendo adesso. Perché è indubbio che questo passaggio dalla strategia riproduttiva femminile, che ha permesso l'evoluzione della nostra specie attraverso milioni di anni di evoluzione fino a noi, il passaggio da questa, che sicuramente è stata una strategia vincente, all'applicazione della strategia riproduttiva maschile alla nostra specie, non mi sembra che stia dando dei buoni risultati. Perché se dal punto di vista oggettivo apparentemente i risultati sono ottimi, perché negli ultimi 10-15 mila anni siamo passati da 6 milioni e mezzo di individui ai 7-8 miliardi, ormai non si riesce neanche più a contare quanti siamo, di individui, apparentemente è una strategia riproduttiva vantaggiosa. In realtà è come una cosa un po' abusata, un tumore che per il semplice fatto che aumenti enormemente non significa che sia una cosa positiva, è Esatto. una cosa non controllata e noi siamo diventati una specie incontrollabile, non più in equilibrio con la natura e quindi presumibilmente la natura ci espellerà perché la vita è un enorme in realtà Cioè noi ci organismo. fermiamo a chiederci qual è il prezzo da pagare per questa apparente evoluzione, Sì, in termini di felicità, in termini. sì, perché in realtà è tutto un meccanismo in cui questa costruzione di questa struttura sociale rispetto a quella che era quella dei cacciatori-raccoglitori non è certo stata un vantaggio dal punto di vista della felicità individuale. Cioè, la mattina ci si alza e si fa fatica ad andare a lavorare. Si soffre andare a lavorare, cioè la fatica che noi facciamo, ad esempio, negli hobby è tendenzialmente molto superiore spesso a quella che facciamo nel nostro lavoro, ma è l'approccio che è una cosa imposta, che è una posta, una posizione, cioè la vita di ciascuno di noi è in un meccanismo che stritola l'individuo e che non ti dà quella posizione naturale che in fondo è quella in cui noi ci sentiamo bene perché è quella per cui si è evoluto il nostro modo di E vivere. secondo te qual è la chiave che potrebbe cambiare questo paradigma? Io non sono né un politico né un antropologo, per cui non tocca a me definire, cioè Però non ho dal punto di proprio. vista biologico stai Dal punto raccontando di una storia vista, ecco, drammatica. Come si sì. potrebbe fermare secondo te? Prima di tutto il controllo delle nascite, assolutamente, quindi questo mito di aumentare la popolazione come meccanismo per salvaguardare un'entità è completamente cieco, miope, se non addirittura cieco.
E poi un meccanismo di democratizzazione, cioè di rirete, non più un meccanismo verticistico con dei capi che comandano, ma un meccanismo a rete di gruppi che interagiscono fra di loro e come se dopo la Seconda Guerra Mondiale, oppure anche come dopo le grandi rivoluzioni si è fatto, cioè dalla rivoluzione francese in cui si è data importanza a meccanismi di libertà, fraternità, uguaglianza, alla seconda guerra mondiale con l'idea della democrazia, di società democratiche che collaborano fra di loro, con l'ONU. Cioè la democrazia è già un modello che va in quella direzione, ma non la democrazia con un unico uomo a capo, perché allora si ritorna in modo velato ai meccanismi gerarchici che erano quelli del capo di plu, del re, dell'imperatore, con gruppi sociali che competono fra di loro semplicemente per far prevalere un uomo alfa che non è, diciamo, quello Forse lo dovremmo scopo. andare a guardare i modelli eusociali delle api. Forse sì, quelli dei modelli delle vere specie sociali, cioè le specie eusociali, alla fine sono dei modelli in cui c'è sempre a capo una femmina che ha che è quella che poi si riproduce ed è quella che quindi attraverso gli altri membri del suo superorganismo è in grado di produrre una quantità di prole in equilibrio con l'ambiente e tutto l'organismo è un superorganismo che collabora insieme per la Di cui sopravvivenza di ognuno è tutti come quanti. parte, come di una cellula di uno stesso individuo, di cui Esatto, in effetti era esatto. anche forse sbagliato dire a capo, Eh sì, è come un sarebbero, organo. esatto, sarebbe come l'organo Esatto. riproduttivo e gli altri sono le altre parti del corpo. Cioè, nelle specie eusociali è come se fosse avvenuto lo stesso passaggio che nel passato è avvenuto nel passaggio appunto dalle specie unicellulari alle specie pluricellulari, in cui per costruire un'entità più capace di tramandare la vita, quindi tramandare il proprio DNA, c'è stata una specializzazione nell'ambito delle cellule. Nel caso degli organismi eusociali c'è una specializzazione nell'ambito degli individui, con alcuni che corrispondono diciamo, alle cellule somatiche, altri che corrispondono alle cellule germinali. Quello che conta è sempre il fatto che esiste il trasferimento del DNA e nelle specie sociali è fatto dalla regina, Quindi dalla il femmina. messaggio di fare rete e sentirci tutti parti di uno stesso sistema mi sembra la cosa migliore con Sì, cui concludere questo quello discorso. sicuramente. L'importante è Grazie. essere poco competitivi e collaborare. Grazie a te. Grazie.